sinceramente, leggendo i documenti, io dico sempre, legalmente parlando, quello che serve è lo scritto e non il verbale. Leggendo i documenti pare palese, evidente la responsabilità di assessore e sindaco e quindi di amministrazione. Per cui mi farei qualche domanda, cioè se andiamo in giudizio, ci andiamo prima di tutto, e poi se andiamo in giudizio vinciamo o la possibilità di perdere è alta? Perché in questo caso oltre i 25.000 euro dovremmo dare anche altri soldi, cioè quelli delle spese di soccombenza.